Altro incontro davvero intrigante, Lucio, questo che sì, vede opposti. A 84 kg due atleti, entrambi qualificati per le Olimpiadi di Londra. Amer Ostranovic, Austria, e il cubano Pablo Shoni Hernandez. D'altronde non c'è bisogno di presentarlo, lui è uno di quelli che ha già raccolto diversi allori, no? È stato vice campione del mondo, si è qualificato nel torneo panamericano. Quanto aiuta il poter schierare due atleti per, l'abbiamo detto già poc'anzi, è importante. Due atleti chiaramente di questo livello, che entrambi sono qualificati per le Olimpiadi, danno grandi chance alla nazionale, no? Certo, certo, sono due atleti che potrebbero rincontrarsi fra due mesi ad agosto e vediamo già in questo preambolo cosa succederà. L'austriaco di chiare origini slave, sì, è così. Rostanovic. È così, è tanti anni che però vive in Austria. Farà parte anche lui di quei famosi progetti, no? dell'apertura dei nuovi sport nei paesi, insomma, dove devono crescere le nuove discipline. È così, in Italia francamente prendere la nazionalità per uno straniero è molto difficile, mentre in altre nazioni europee del mondo al contrario è molto più facile, quindi assistiamo nel nostro sport e anche in tanti altri, sport, questa diciamo nuova possibilità per le nazioni che in Italia francamente non è molto sfruttata proprio per le difficoltà. Kostanovic deve attaccare. Per forza deve attaccare, altrimenti se non produce punti perde la ripresa. Shorey, che sicuramente è più esperto, come vediamo, difende senza grosse difficoltà per ora, però deve stare attento perché l'austriaco è sempre un atleta pericoloso. Già si sono incontrati ai mondiali e in quell'occasione aveva vinto l'austriaco. Quindi diciamo che conosce già il suo avversario, ecco qua, se aggiudica il punto, buona difesa. Si conoscono entrambi, è stata una sorpresa quando ai mondiali l'austriaco è riuscito a prevalere sul cubano, però io direi che il cubano ha qualche carta in più come atleta, come livello di atleta, e ora vediamo se oggi potrà dimostrarlo. È chiaro che l'Olimpiadi è una gara a sé dove tutto può succedere, però i livelli degli atleti sono conosciuti, in linea di massima si sa quali sono gli atleti con maggiori chance. Sta per iniziare la seconda ripresa, o round, non so come definirla, ripresa va benissimo perché altrimenti andremo troppo a ricordare altre discipline. Seconda ripresa che vede il vantaggio di Shoney, il cubano, nei confronti dell'austriaco, come ricordava poc'anzi Lucio Caneva, mio compagno di viaggio e di racconto di questa vincente fase finale del 17° trofeo internazionale Città di Sassari. Vede i grandi atleti sul... Ecco qua un'altra azione direi disperata da parte dell'atleta austriaco. È stato punito con tre punti, era uno schiacciamento, potevano forse essere anche due a favore del cubano, in quanto è rimancato il segnale sul tabellone. Lucio, dove ha sbagliato secondo te? Com'è che è riuscito? Ma allora il cubano ha cercato di portare fuori dalla zona, cioè quel cerchio rosso che delimita il campo di gara, il proprio avversario, e stava per portarlo fuori, quindi l'atleta col costume rosso avrebbe perso un punto. A quel punto ha cercato l'atleta col costume rosso un'azione disperata. Abbiamo anche capito il perché, cioè il rappresentante tunisino scorrazza là vicino ai punti luce, probabilmente ha fatto saltare niente di particolarissimo, è chiaro, certo, che esse è stato subito riattato. Esatto. Sono due punti, avevi ragione tu, sono stati... francamente per me era uno schiacciamento perché è stato l'austriaco a tentare diciamo questa azione ed è stato schiacciato. Ah, l'esperienza, eh?
L'austriaco che chiaramente adesso è obbligato. Sì, deve per forza attaccare. Restante minuto, però attaccare e portare punti in cascina, altrimenti non godremo della terza ripresa. Certo, e significherebbe... però il cubano mi sembra che abbia a mano un incontro, se non farà qualche errore starà molto chiuso e farà passare questi 45 andrà, secondi. Andrà in controllo, come si suol dire. Sì. Vediamo, entra allora, col braccio sotto l'ascella, alza... Richiamo. Il braccio dell'ascello, verbale, niente verbale, di grave, niente, okay. È chiaro che adesso l'atleta col costume blu non fa altro che limitare far la sua scorrere azione, i far secondi. Scorrere il tempo, certo. Certo, questa è la sua tattica. D'altronde è anche quella più giusta. Perché, insomma, sicuramente, vediamo il braccio sotto, tiene il braccio alto del proprio avversario. Attaccare scriteriatamente non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Vediamo che il tempo vantaggio. Passa, l'austriaco ha difficoltà. Bilanciamenti, nessun attacco da parte del cubano, vince 2-0, ha già vinto la prima ripresa. Molto attento, controlla con la coda dell'occhio sempre il la tempo, posizione, cioè, dell'arbitro, cioè è importante, tempo, importante. Ecco, vediamo. Eccolo lì, finito. Vediamo, è finito. E va a medaglia, vince la medaglia d'oro il cubano Pablo Shorey Hernandez, ha avuto la meglio dell'austriaco Amer Rustanovic. Due atleti che probabilmente vedremo come protagonisti alle prossime Olimpiadi, Lucio. Senz'altro, a 84 kg ci saranno tutte e due.